In Maremma, in tempi di lockdown per l'epidemia da coronavirus, la giornata del 25 aprile ha finito per assumere connotati inediti rispetto alla consueta festa della Liberazione, comunque mantenuta, perlomeno simbolicamente, grazie alla nota diffusa alle prefetture da Palazzo Chigi. Durante la calda mattinata primaverile in moltissime località della provincia, a partire dal capoluogo Grosseto, si sono infatti svolte le previste celebrazioni alla presenza dei sindaci e dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia, con la deposizione di un fiore o di una corona presso i monumenti alla rimembranza e gli altri luoghi significativi della Resistenza, come avvenuto nelle cittadine di Massa Marittima, medaglia d'argento al valore militare, e di Follonica, ancora in attesa dello svolgimento delle elezioni di ballottaggio e amministrata da diversi mesi dal commissario prefettizio che, insieme all'Ampi, non ha mancato di rimarcare il grande valore che questo 75° anniversario della Liberazione ricopre per la città del Golfo e l'Italia intera. C'è chi parla del giorno della Liberazione come di una ricorrenza stanca ed invecchiata, ma non è così. C'è commozione, perché il nostro pensiero va ai tanti che per farci questo dono hanno perso la vita. Partigiani, militari, ebrei, diversamente abili, omosessuali, zingari, politici, tutti coloro che rappresentavano i diversi e per questo erano banditi dalla società. La Resistenza è stato un moto popolare e unitario per restituire dignità all'Italia. Insieme alla Liberazione è bene ricordare anche alcuni valori della Costituzione: uguaglianza, giustizia sociale. E anche questa è l'occasione per riflettere e chiederci da che cosa ci siamo liberati: da idee di superiorità razziale, dalla mancanza della libertà e del pensiero, dall'esclusione della donna dal lavoro e dalla società. Oggi è una giornata anche di ricordo. L'Ampi ne è la sensibile e viva testimonianza per quello che ha significato nella storia e per il ruolo che continua a svolgere, innegabile custode della memoria e dei giusti valori di libertà e democrazia.